Buongiorno Regione, buongiorno Sicilia, martedì 9 aprile, 9 aprile, un nuovo appuntamento con l'informazione di prossimità, quella sul territorio vicino a voi telespettatori. Oggi tanti argomenti che affronteremo insieme, si avvicina la Santa Pasqua, entrano nel vivo le tradizioni legate alla devozione ma anche al territorio, vi racconteremo delle rappresentazioni della Casazza, Nicosia e poi ancora, come vi accennavo in apertura, si avvicina la Pasqua e in Sicilia sono tante le tradizioni legate a questo evento religioso, tradizioni legate proprio anche al popolo, alla rappresentazione che ne è stata fatta nei secoli. Oggi vi raccontiamo della rappresentazione della Casazza di Nicosia e lo facciamo presentandovi subito i nostri ospiti che sono il presidente del coordinamento associativo Casazza di Nicosia, Giovanni D'Urso, e Salvatore Burrafato, anche egli del coordinamento che si occupa anche un po' della promozione di questo importante evento. Allora, Presidente, parliamo, intanto dobbiamo dire che il primo fine settimana in cui questa rappresentazione sacra verrà messa in scena nel paese sarà proprio il prossimo 12, 13 e 14 aprile, una lunghissima tradizione. Intanto buongiorno. Sì, abbiamo standardizzato, in pratica e calendarizzato ogni anno il venerdì e il sabato che precedono la Domenica delle Palme e la Domenica delle Palme rappresentiamo questa casazza. Cos'è la casazza? Cosa significa? Casazza è una rappresentazione sacra che trova origini nel periodo dopo il Concilio di Trento, quando la Chiesa Cattolica cercò di reagire al pericolo protestante, mettendo in essere una serie di rappresentazioni sacre che coinvolgevano direttamente i fedeli. Allora la casazza è una rappresentazione sacra post-tridentina, itinerante e recitata per le vie del paese, un vero e proprio film. Una rappresentazione sacra che, come nelle migliori tradizioni dei racconti popolari, viene proposta, diciamo così, a puntate, nel senso che ricopre un lungo arco temporale che riguarda le scritture. La Casazza di Nicosia nel 1810 diventò la più grandiosa in Sicilia, enumerando circa 4.600 attori per 34 scene. Poiché è impensabile riproporla in questi termini. Perché diciamo comincia dalla Medeva fino a. Questa è la caratteristica della Casazza di Nicosia. È un racconto, un viaggio nel tempo, secondo l'ottica biblica, dal peccato originale da Adamo ed Eva fino alla crocifissione e deposizione di Cristo. L'anno scorso si è chiuso un cerchio con la passione di Cristo, quest'anno ricominciate, quindi ricominciamo dall'alfa, quindi da Adamo ed Eva, per arrivare fino all'acme del popolo eletto, poi alla natività e infine attraverso Gesù che diventa adulto fino all'entrata di Gesù a Gerusalemme. Il presidente è un medico, Burrafato invece è un commercialista, insomma sono tante le anime del paese che insieme hanno con forza rivoluto questa rappresentazione, anche questa tradizione che era ferma dopo l'Unità d'Italia e ripresa nel 2016. Assolutamente sì, senza il coinvolgimento del terzo settore e quindi del volontariato un'impresa di questa è assolutamente impossibile. Mi ha detto si parlava delle 4.000 persone, nell'800 oggi sono 500, non sono neanche poche. Ma sono 500 proprio perché appuntate, se somma le 500 per tutto l'iter arriviamo lì. È importante il coinvolgimento del terzo settore, come importante il sostegno assolutamente incondizionato che l'amministrazione comunale di Nicosia ci dà e ci ha dato fin dalla prima edizione. Uno degli scopi è intanto avvicinare più piccoli alla tradizione e poi anche fare di questo un volano per lo sviluppo del territorio. E quindi il trapasso delle nozioni e il recupero delle identità. Quello che abbiamo fatto quest'anno passando assolutamente attraverso i ragazzi delle scuole, abbiamo visitato gli istituti superiori, quindi l'Alessandro Volta e il Fratelli Testa, dove abbiamo tentato di far passare un messaggio triplice, è quello del recupero delle tradizioni appunto, quello del coinvolgimento del volontariato in un evento come questo che è indispensabile e quello che attraverso la valorizzazione e la promozione è la ricaduta economica e sociale sul territorio. Presidente, velocissimi, l'invito ai telespettatori siciliani a venirvi a vedere. Sì, c'è un po' di strada ma ne vale la pena, anche perché le sceme sono recitate e i dialoghi sono in rima
sono quelli elaborati agli inizi del 1800 da un'accademia nicosiana. Insomma, c'è un grosso lavoro dietro di tutti i volontari. Sì. Gli ultimi secondi per... Assolutamente. Un ringraziamento all'assessorato regionale al turismo, ai beni culturali, all'amministrazione comunale di Nicosia e un saluto a tutti che vi proviene dalle 11 associazioni che fanno parte del coordinamento associativo alla Casazza di Nicosia, 12, 13 e 14 aprile. Grazie per essere stati qui con noi stamattina. Noi passiamo da una tradizione all'altra perché...